E allora sì, salutiamo Monica D'Ascenzo per essere qui con noi stamattina. Ben trovata Monica. Grazie, grazie per questo invito. Nelle dinamiche a volte turbolente che ci sono in diretta in uno studio televisivo, Turbolento. stavo appena scrivendoti un WhatsApp per la serie Noi ci siamo, dove sei finita? Per fortuna ti abbiamo ritrovata, giornalista ed autrice di Mamme d'Italia, chi sono, come stanno, cosa vogliono, un volume scritto a quattro mani con Manuela Perrone. Allora, a te la parola. Allora, Mamme d'Italia è un libro che nasce da un dialogo all'interno di Alle IUP, che è una sezione del Sole 24 Ore dedicato alla diversity in senso lato, non soltanto, non parla soltanto di diversità di genere e di donne. Abbiamo avuto un confronto perché la maternità in questi ultimi decenni ha subito delle trasformazioni nel racconto anche che se ne fa nella società. Prima era un mito, poi invece è stata sostituita dal mito della non maternità, la non scelta di diventare mamme, perché poteva identificarsi con la liberazione delle donne. Ecco, volevamo togliere la maternità da questo dibattito ideologico e raccontarla attraverso i numeri soprattutto e i fatti che vedono in Italia 10,4 milioni di donne avere figli, donne che possono essere italiane, immigrate, sole, in famiglia e così via. Donne che sono in estrema difficoltà, soprattutto perché in Italia lavora soltanto una donna su due e questo naturalmente non dà loro l'indipendenza economica, ma soprattutto mette le famiglie con monoreddito a rischio povertà. Quindi donne che si sentono stritolate tra i lavori di cura che per il 75% in Italia sono a carico loro e il 25% è a carico degli uomini e il lavoro invece professionale che non sempre porta a una carriera perché sappiamo che le donne fanno fatica a vedersi riconoscere promozioni. E soprattutto esiste ancora un gap salariale molto forte a loro discapito rispetto a uomini che hanno lo stesso grado di lavoro e lo stesso ruolo nella stessa azienda. Maria Pia, hai qualche domanda per la nostra Certamente, giornalista? perché abbiamo visto i dati Istat, ovvero dovevo già aggi avervi aggiornati, prima ne ho accennato, il lavoro è una questione cruciale oltre al fatto dell'impoverimento del nostro paese. Io però volevo fare una domanda meno scontata. Si dà sempre come elemento preoccupante l'aumento della fascia delle persone più agée. Volevo chiedere appunto a lei, e buongiorno innanzitutto, ma non si può trovare un sistema anche proprio realisticamente in funzione del fatto che comunque la natalità, ammesso che cambi, non cambierà immediatamente le cose nel nostro paese. Non si potrebbe essere più creativi a tutti i livelli, dal basso e dall'alto, rispetto appunto a una fascia di popolazione che cresce sempre di più e in particolare riguardo al fatto che le donne stanno molto bene, diciamolo in tutti i sensi, anche dopo i fatidici 65. Allora, la situazione è estremamente complessa. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che sia necessario intervenire a livello di sistema e cercare di dare soprattutto ai giovani quelle opportunità che in questo momento non hanno. Un modello, per esempio, è la Francia. Ricordiamo che in Italia noi abbiamo 1,2 bambini ogni 1.000 donne, invece in Francia ne abbiamo 1,84, quindi lì il Sono sistema scesi ha funzionato. ultimamente, il dato è sceso ultimamente, è un pochino più Sì. basso. Quindi. 1,24 nel 2022, era 1,44 nel 2010, quindi siamo in declino.
Oltretutto, appunto, l'età media delle mamme continua a salire, siamo a 32,5 anni, con anche l'età delle donne immigrate che sta salendo alla prima maternità ed è arrivata quasi a 30 anni, siamo a 29 e mezzo. Ecco, perché sta succedendo questo? Perché i giovani fanno sempre più difficoltà sia a entrare nel mondo del lavoro sia avere una sistemazione. Per esempio, in Francia si è agito anche sulla possibilità di avere una casa. Se non ci sono le condizioni, è difficilissimo riuscire a pensare di poter avere una famiglia. E questo va detto molto esplicitamente: non si può ovviare all'inverno demografico che stiamo vivendo in Italia con misure una tantum come il bonus mamme, che soprattutto per esempio nell'ultima versione è dedicato alle mamme dai 3 figli in su e che abbiano un lavoro dipendente. Ecco, è necessario un intervento di sistema che porti poi anche le donne nel corso della loro vita, perché lei giustamente diceva, sono usciti gli ultimi dati, per esempio, sulle aspettative di vita, le donne superano in Italia, sono usciti proprio questa mattina, gli 85 anni. Ecco, bisogna garantire alle donne che si dedicano ai lavori di cura e al lavoro fuori dalle mura domestiche, un futuro anche quando andranno a invecchiare, perché la penalizzazione di cui parlavo prima, a proposito della remunerazione, cioè le donne guadagnano meno, vuol dire anche che poi avranno una pensione più leggera e questo vuol dire che saranno più a rischio povertà. Ecco, è tutto un sistema che deve cambiare e soprattutto la società italiana, a mio avviso, si deve interrogare su che tipo di società vuole essere. Riporto le parole di uno storico che è francese, che diceva: nel modo di accogliere il neonato, una società rivela i suoi punti di forza profonda, la sua consapevolezza della vita. Ecco, che consapevolezza della vita abbiamo noi in questo momento in cui si chiede alle donne di fare figli semplicemente perché così è a rischio la pensione di quelli che oggi sono nel mondo del Esatto. lavoro. Forse bisogna cambiare, Giusto. diciamo, prospettiva e capire che è una scelta di vita importante, profonda e che coinvolge appunto tutta l'esistenza, non solo di una donna, perché diciamolo, i figli non si fanno da soli, cioè le donne non fanno i figli da soli, ma bisogna coinvolgere anche l'altra parte e bisogna iniziare a parlare di genitorialità condivisa, perché bisogna coinvolgere anche i padri che sono altrettanto responsabili dei bambini che vengono al mondo. E Assolutamente sì, speriamo. e Monica, davvero molto importanti le riflessioni che abbiamo fatto con te stamattina e io mi auguro di poterti ritrovare anche in futuro perché il tema è complesso e merita di essere trattato a fondo. Per il momento però dobbiamo salutarci, ma Grazie mille. quanti ci seguono possono rimanere connessi a questo argomento leggendo Mamme d'Italia, chi sono, come stanno, cosa vogliono, di Monica D'Ascenzo e Emanuela Perrone. Eccolo qui il titolo in copertina. Oggi, tra l'altro, è una giornata che stiamo dedicando un po' ai libri anche con i nostri telespettatori. Per cui grazie ancora e a risentirci a presto. Grazie. Bene, noi diamo la linea alla regia perché dobbiamo fermarci un attimo, ma ci ritroviamo subito insieme.